Buonasera, oggi sono in tinta con il mio eroe, eroe negativo, ma insomma sempre eroe, il nostro criminal che è uscito, non questo, ma è uscito in edicola, ovviamente sempre la ristampa a colori di Gazzetta dello Sport, Gazzetta dello Sport numero 15 sulla Gazzetta dello Sport, ma ovviamente saremmo al numero 22, quindi ne abbiamo saltati, se 22 meno 15 non è un'opinione, ne abbiamo saltati 7, abbiamo saltato 7 criminali non disegnati da Magnus. E ovviamente si riprende la scansione della Mondadori, che era questa qui, quindi la scansione è la stessa, ma ovviamente il formato è più comodo questo, graficamente. Va bene, vi faccio vedere com'era la copertina originale dei Corteggi, molto gotica. Questa è la copertina originale che non avete nella ristampa a colori, mentre avete certamente il frontespizio molto bello, anche quello di Magnus con tutti questi criminal, questi teschi, insomma, mi ricordano molto i quadri, il trionfo della morte, eccetera, che ne so, di Holbein, eccetera, del 1500. Da questo qui, è qui ovviamente nella edizione, diciamo, 4,99 € quindicesimo volume, ma è che in realtà sarebbe il 22esimo. E c'è l'introduzione ovviamente sempre di Gaspa, che ci mette anche i promessi sposi, i promessi topi, cioè i promessi papi, i classici di Disney, ma insomma vedo un po' difficile un legame tra Topolino, Paperino e Crimina, insomma tutto si può vedere nella vita, ma insomma sì, certamente in questa storia che vi faccio vedere nella versione originale, non è originale, ma insomma come appariva nel 1965, era il 12 agosto del 65, quando apparve questo fumetto che si intitola ovviamente Carnet da ballo. Allora, Carnet da ballo, questa è l'edizione cartonata, vabbè, cartonato mattone, insomma, mattone bello pesante, e questa è l'edizione. Certamente questa è più comoda da leggere, insomma, se uno va. Se si potesse andare in treno uno questa se la legge bene. L'introduzione di Gaspo è sempre dotta, vabbè, ci ha messo anche i promessi sposi, perché in realtà sì, la storia è quella di qualcuno ogni tanto mi chiede delle carenze logiche che ci sono, insomma, come faceva Criminal a sapere, mi sembra in un numero, come faceva a sapere che nell'isola dell'Oblio c'era questo tesoro. In realtà negli anni 60 queste carenze logiche ci si passava sopra allegramente, cioè ovviamente come negli anni 60 i lettori non si ponevano tante domande, li leggevano così con molta più scioltezza di quello che facciamo noi. Anche qui ci sono, no, la trama è una serie di delitti sempre stile giallo inglese, una serie di misteriosi omicidi tipo Agatha Christie. In questo periodo degli anni 65 probabilmente Max Bunch leggeva Agatha Christie. Certo, non c'è Poirot, c'è Crimina, che sarà lui alla fine a risolvere il delitto, una sorta di rovesciamento del canone classico in cui l'investigatore, infatti alla fine Milton, che si è un po' seccato, dice: ma non è meglio così? Dice: no, perché era meglio un corno, avrei risolto la faccenda anche senza il suo aiuto. E quindi è Criminal che risolve questa misteriosa serie di omicidi in cui c'è un'eredità, c'è un gruppo di. Il carnet da ballo rimanda ovviamente a tempi preistorici, insomma, rimanda il carnet da ballo, erano i balli e si prenotavano in questo piccolo quadernino. Non so se qualcuno ha visto qualche vecchio film. C'era anche un film appunto qui citato da Gaspar, Carnet da Bal, Carnet de Bal, vabbè, del 37, che io non ho mai visto questo film, onestamente, non ho mai visto. Quindi questi antichi spasimanti di questa fanciulla ricchissima vengono tutti uccisi
E poi scoprirete il perché, la vicenda è assolutamente giallistica. E che vi devo dire del colore? Insomma, qui hai alcune scene che sarebbero sulla neve. Notate questa scena, qui sembra Gloria che gli abbiano tagliato la testa e naviga, non si sa bene come, vedete, negli anni 60 alcune cose che oggi farebbero gridare allo scandalo il lettore moderno, all'epoca ci si passava sopra. Però secondo me le scene sulla neve in bianco e nero rendono di più, perché la bianca e nero, la neve come la fai a rendere a colori? Insomma, secondo me è difficile rendere la neve a colori. Quindi queste scene in cui il bianco e il nero si mischiano tra di loro, rese a colori, non rendono come dovrebbero rendere. Però questa è una mia idea, anche perché qui la neve mi diventa boh, azzurra, vabbè, azzurra, essere azzurra la neve, io non ho. Secondo me è molto più poetico in bianco e nero. Ah, questa è una mia idea. Comunque, vabbè, la storia si legge benissimo, si legge, insomma, certamente qui c'è questa misteriosa vignetta di Magnus che. Questa testa riappare Gloria. Gloria in questi numeri è un personaggio importante. È certamente la fidanzata di Milton. Apparentemente ha ritrovato il suo equilibrio. E in questo momento sembra Milton che è ossessionato da Criminal. Vabbè, qui ci sono alcune scene che per i più anziani sono abbastanza in cinema. Negli anni 60, dove addirittura si mangiava, ma addirittura si poteva fumare al cinema. Questo è un film con Frankenstein, e ovviamente film dell'orrore che scandalizzavano. Ovviamente si fa un riferimento neanche troppo velato alle censure che subiva Criminal. Qui addirittura abbiamo Criminal e Gloria che si baciano al cinema, e ovviamente un'anziana è pudibonda signora, gli dice: vergognate venire al cinema per fare queste sporcellonate. Sporcellonate, io l'ho letta qui e deve essere un apax della letteratura italiana, perché forse a Milano si dice. Comunque, vabbè, se ci fosse un poliziotto, ovviamente Milton, che è un poliziotto, vabbè, ci sono delle scene comiche, insomma, si va sul comico, poi in realtà gli dà un bacino del tutto innocente, quindi, però. È una satira sui censori che appunto attaccavano Criminal per le donne succinte per l'epoca. Oggi ovviamente in realtà qui appunto non ci sono donne succinte per l'epoca era anche un gomito, era insomma così, faceva tutto scandalo, ma erano altri tempi, quindi è anche utile vedere questi fumetti come specchio dei tempi. Ovviamente nell'epoca dei film horror che imperversavano all'epoca, insomma, il primo Frankenstein credo che sia degli anni 30 con Boris Karloff, ma ovviamente ce ne sono stati altri, e sempre più tosto sanguinolenti per l'epoca. Oggi farebbero ridere i polli, insomma, se anche i film di vampiri con Christopher Lee, visti oggi, si potrebbero vedere in un educandato femminile, ecco. Vampiro che svolazza con il mantello, eccetera, eccetera. Oh, no, dicevo, beh, insomma, ci sono varie, insomma, secondo me il paesaggio è vario, anche il caffè, i dettagli, insomma, il caffè Croydon caffè, insomma, è un giallo molto attento ai dettagli. Qui vediamo a pagina che non trovo, a pagina che non trovo. Ecco qui, guardate come Magnus ha disegnato questa beretta, e pur essendo a Londra, beretta è perfettamente disegnato. Guardate questa splendida beretta. Qui si vede già l'arte di Magnus, che insomma,
quando cioè, qui si vede cioè, in potenza il magnus del Texone, cioè doveva disegnare una pistola in fondo negli anni 60, chi gli avrebbe chiesto di disegnarla così precisamente, ma lui l'ha disegnata proprio alla perfezione. È sempre stato, cioè, Magnus quando disegnava le armi da fuoco era sempre abbastanza preciso e qui già nel 65 mostra la sua competenza anche. Vabbè, la storia di Max Bunker è appunto un giallo che ruota intorno a questi antichi spasimanti di questa ormai non più giovanissima fanciulla, ma ricca nobile inglese, che ha una sorella ovviamente sempre. Ecco, qui per esempio il colore, pagina 43, vignetta 35-22, secondo me in bianco e nero rende molto di più. Ma naturalmente non vede il gatto che. No, guardate, scusate, gli omicidi in bianco e nero, è tutto un altro spettacolo. Secondo me. Ecco, qui il gatto. Qui si vede già un Magnus, questi occhi del gatto che brillano nel buio, resi al colore, insomma, danno. No, il problema è sempre quello che Magnus aveva immaginato queste scene in bianco e nero. E quindi se ci aggiungi il colore crei una stonatura, nel senso che il disegnatore non aveva pensato di renderle a colore. Qui c'è sempre la sorella, ovviamente perversa e cattiva e malvagia, insomma, che ovviamente muore subito. Ecco, qui ci sono delle incongruenze logiche. A un certo punto la troviamo morta. Mentre la due o tre vignette prima si baciava con Crimina, e va bene, prima si bacia con Crimina e poi la troviamo morta senza aver capito bene perché e per come, insomma, ma all'epoca questi commenti, insomma, nessuno si faceva troppe domande. E vabbè, c'è una storia di eredità, la storia verte intorno a una storia molto anni, sì, per questo si citano i Promessi Sposi. Questa giovane ragazza nobile inglese innamorata di un camionista, il padre farà uccidere il camionista e ovviamente questo sconvolgerà la sua vita e la rovinerà per sempre. Sì, il matrimonio contrastato, insomma, questo è il suo grande amore, che in realtà poi è costretta dal padre a sposare qualcun altro. Un po' la storia, più che sì, forse la storia della monaca di Monza, solo che invece di farsi sposare. Sì, può darsi che sì, certo, la monaca di Monza ci potrebbe stare, come ovviamente riferimento molto, sì, molto alla larga e lontano, insomma, non mi sembra un riferimento. Queste sono bellissime le silhouette 22-73, che colorate, secondo me fanno un po' schifo, ma insomma, silhouette nera, colorata, insomma. Che è silhouette nera, quindi cosa vuoi colorare una silhouette nera? La silhouette nera è così, no? Dà un'immagine proprio settecentesca, insomma, come si usavano nel 700. Sotto si sì, la puoi colorare, ma la silhouette nera, secondo me, anche alcune cose forse, cioè, la silhouette nera è un po' difficile colorarla, è nera. Ma voglio mettere il colore sul nero, sempre nero rimane, insomma. Sì, ci puoi fare intorno una sorta di effetto psichedelico, vabbè, e così è stato fatto. Non è, vabbè, la storia è colpi di scena per essere 65, insomma, molto avvincente, ecco, insomma, molto. Non vi spoilerò, potrei spoilerare perché è un numero, però insomma, per chi non l'avesse mai letto, è un po' come spoilerare 10 piccoli indiani, nel senso che. Sì, ormai tutti sanno chi è l'assassino di 10 piccoli indiani, il giudice, ma insomma, magari uno non ha mai letto 10 piccoli indiani perché gli vogliamo. Io gli ho già rovinato, ma qui non vi rovino il finale. Va bene, è stata una settimana piuttosto impegnativa per me, ma non volevo rinunciare al mio criminal, che insomma, criminal è criminal, è criminal. Insomma, è il mio momento di svago. Chiudo facendovi rivedere, beh, queste scene nella neve in bianco e nero, ragazzi, so. Qui Magnus si vede benissimo, qui in bianco e nero doveva essere mantenuto il bianco e nero, nel senso che veramente in bianco e nero con questi fiocchi di neve bianchi che fanno
che si contrappongono allo sfondo nero creano degli effetti, sembra quasi di esserci, mentre a colori, la vignetta 16-22, a colori un po' si sciupa tutto, ecco, diciamoci la verità, insomma. 16-22, cioè non è la stessa cosa, così mi perde tutta, cioè, la poeticità, insomma. Poi ognuno la pensi come vuole, però in bianco, essendo un paesaggio sulla neve, deve essere bianco. Quindi in questo caso il bianco e il nero è assolutamente funzionale. Probabilmente la sceneggiatura, considerando che era un fumetto all'epoca in bianco e nero, la neve gli tornava bene, perché la neve, che colore la neve, insomma, vabbè. Siamo sempre a discutere di questo, ma è inutile. Vi chiudo con la stupenda copertina di Corteggi, che era questa qua. Carnet da ballo, Corteggi era Corteggi, insomma. È uscito anche Mister No, ora cercherò di fare qualche video, insomma, sono rimasto un po' indietro perché ovviamente non mi sono neanche fatto la barba ultimamente, ora mi rifarò sabato e domenica anche a farmi la barba. Vi lascio che il video è durato già 16 minuti, l'ho voluto fare per amore di Crimina. Qui siamo al numero 15 ancora, siamo in alto mare, nel senso che prima di arrivare ai numeri, insomma, più, secondo me, più, tenete d'occhio Lola, sì, Gloria, scusate, Gloria, perché ovviamente è un personaggio che avrà, è la prima grande figura femminile di Crimina, anche se tutti poi ci ricordiamo Lola. Lola ancora in questa fase non è che non è nata, cioè non è nata fumettisticamente. L'incontro di... Però la Crimina è scapolone, anche se ha delle avventure, insomma, un po' come Dylan Dog, solo che le fidanzate di Crimina tendono a fare tutte una brutta fine, quindi non fidanzatevi con Crimina. Anche Lola, insomma, non è che mi sposa. Quindi non fidanzatevi con Crimina, che potrebbe essere pericoloso. Con questo mi chiudo e lascio e chiudo, passo e chiudo.